Buonasera, benvenuti in un'altra puntata di A Tutto Campo. Era dunque il giorno atteso dai tifosi dopo quanto era scoppiato a livello così di polverone anche mediatico la diffusione della notizia che la maggioranza dell'Arezzo, almeno stando alle visure della Camera di Commercio, non era più della Progetto Mutuo, ma di una società che faceva capo al chiacchierato Nuccilli. Mauro Ferretti aveva annunciato una conferenza stampa per oggi, conferenza stampa che c'è stata, in cui Ferretti per la verità ha parlato poco, lasciando poi ampio spazio al suo avvocato Giovanni Levati, che ha spiegato, lo sentiremo tra poco, proprio dal punto di vista tecnico, quanto è avvenuto, ribadendo che le quote dell'Arezzo erano, restano e resteranno in capo comunque a Mauro Ferretti. Io intanto vado a salutare Andrea Lanzi, che ritroviamo, tifosissimo dell'Arezzo. Ciao Buonasera. Andrea, e poi con piacere ritroviamo mister Agostino Iacobelli, Buonasera. benvenuto. Poi, se c'è modo, sentiremo anche Matteo Marzotti di rientro dallo stadio comunale Città di Arezzo, dove c'era appunto questa attesa conferenza stampa, iniziata con questo messaggio che Ferretti, in modo anche inconsueto, questa volta ha letto. Quindi ha letto un messaggio, quindi non è andato a braccio e ha iniziato la conferenza stampa così. Quello che voglio dire invece io è che la mia presidenza e la mia proprietà dell'Unione Sportiva è salda e non è in discussione. Così come non è in discussione la mia volontà di portare avanti i programmi che abbiamo definito con i miei collaboratori Andrea Riccioli e Roberto Gemmi, ai quali rinnovo la mia massima fiducia e stima, che sono programmi pluriennali rivolti alla costruzione di una società basata sul settore giovanile, strutture e un progetto tecnico ambizioso. Nell'affermare questa mia volontà ho più volte detto che sarei stato disponibile a farmi affiancare da persone che, condividendo il progetto, potessero darmi una mano. Nelle ultime settimane si è prospettata questa possibilità, che aveva la particolarità di essere incentrata sul miglioramento delle nostre strutture, a partire dallo stadio, che sono per noi essenziali. Per questo si è aperto un dialogo con interlocutori che erano per me legati a questo aspetto e al mondo delle costruzioni, che ha portato poi a quello che è diventato noto a tutti, in quanto divulgato dai mezzi di comunicazione, ma che ha portato anche a dare la percezione di un Ferretti che era intenzionato a passare la mano e a cedere il controllo della società. Non era e non è questa la mia intenzione. Se ho commesso un errore o sono caduto in un tranello, ce lo dirà la storia delle prossime settimane. Quello che è certo è che non era questa la mia volontà, che oggi ribadisco di voler rimanere al timone dell'US Arezzo e di voler portare avanti i nostri programmi. Ho cenato con la squadra venerdì scorso, sono stato con la squadra, lo staff tecnico e ho chiarito con forza questo aspetto. Sono contento di aver visto sabato, in campo, seppur in un campo infame e non degno della categoria come quello della Racing Roma, grinta voglia di lottare che mi hanno rasserenato. Sono consapevole che questa vicenda abbia rafforzato gli scettici nei miei confronti, che abbia dato argomenti ai miei nemici, che certo non mancano. Non posso dirvi che parleranno per me i fatti come sempre. Come ho fatto finora, manterrò fede ai miei impegni e garantirò alla squadra tutta la tranquillità necessaria per continuare la nostra corsa e sperare in quel lieto fine che noi sogniamo. Voglio rivolgere un ringraziamento a tutti quei tifosi che sui social mi hanno manifestato la loro solidarietà, perché
mi hanno incitato ad andare avanti, ma anche coloro che in termini civili hanno manifestato le loro preoccupazioni, ai quali spero di aver dato risposta oggi e soprattutto ai quali parlerò con i fatti nei prossimi mesi. Per tutti i delatori, come sempre, non ho nulla da dire. Volenti o dolenti, io vado avanti. Allora, questo è il messaggio che ha letto il Presidente Ferretti, ma dopo sentiremo nel dettaglio dall'avvocato Levati come ricostruisce poi anche il modo in cui si è arrivati a questo passaggio di quote, che a questo punto, secondo quanto raccontato dall'avvocato, è da considerare insussistente. C'è stata anche una diffida, ha detto l'avvocato, alla Camera di Commercio affinché venga preso in carico il mancato rispetto del contratto, cioè i soldi che non sono stati versati a Ferretti, che era una delle condizioni affinché appunto questo passaggio di quote si sarebbe appunto concretizzato. Chiedo ad Andrea Lanzi, ecco, che impressioni hai avuto da queste prime dichiarazioni di Ferretti? Ma sinceramente non è che la conferenza stampa di oggi abbia poi portato a luce delle novità. Ferretti comunque aveva venduto il 51% della società, poi vedremo anche che l'avvocato spiegava che comunque nell'organigramma del societario nulla sarebbe cambiato. Una delle condizioni era proprio questa, che il consiglio d'amministrazione rimanesse in capo a Ferretti con gli uomini di Ferretti. Resta il fatto che loro hanno giustificato il fatto che comunque questa operazione serviva a portare delle risorse economiche, non tanto che andavano nelle tasche di Ferretti, ma nella società, per arricchire il budget societario, che non è solo un budget calcistico, ma credo che si rivolgessero anche a questioni che riguardano un po' la presa in carico degli impianti sportivi e quindi tutte quelle risorse che comunque la società dovrà sostenere, quelle spese che dovrà sostenere nei prossimi mesi. È chiaro che la situazione è un po' ingarbugliata, perché salta all'occhio due questioni. La prima è che la società però era stata venduta al 51%, anche se con queste condizioni che ho spiegato prima. E la seconda che personaggio a cui erano state vendute le quote è un personaggio che ripetutamente ha tentato di entrare nel mondo del calcio. Non so se c'era poi arrivato in alcune piazze, ho visto delle immagini, una conferenza stampa del Foligno, credo di sì, però con risultati da mettersi le mani nei capelli per chi ce l'ha, però cioè, il personaggio è un personaggio che non è che basti la tutela di un contratto per capire che è un personaggio poco, che non ha delle grandi credenziali nel calcio. Ecco. A Foligno ce l'è arrivato perché l'anno scorso. Tu l'hai in qualche modo intravisto, sì, no? Era la seconda partita che facevo io a Piancastagnà, andavamo a giocare a Foligno, era la sua prima partita, l'ho conosciuto un pochino. Non mi sembrava una persona molto. Perché poi, dopo un mese ad aprile era già via. Era febbraio quando arrivai io, ad aprile era già finito tutto il giochino. Ecco, il calcio è ovviamente esperienza in tutte le categorie. Che a livello societario, a prescindere da questo caso, soprattutto di questi tempi, ci vuole molta prudenza perché molto. Personaggi di questo tipo, comunque chiacchierati quantomeno, ce ne sono tanti, no? Sì, quindi. Muoversi con calma. Poi tutte le società dove è andato vicino lui, perché lui è andato vicino a Grosseto, è andato vicino a Pavia. Tutte le società che hanno avuto stanno avendo problemi. Varese, tutte le società hanno avuto un pochino problemi. Speriamo di no. No, nel senso. Per l'amor di Dio, però. No, la cosa che sembra strano però che lui acquisti il 51% e poi rimane lo stesso CDA. È il presidente. No, questo.
come hanno spiegato nella conferenza, il Presidente in realtà non voleva vendere il 51%, ma affinché venisse fatto, diciamo, questo accordo, l'acquirente avrebbe preteso queste quote, però la società si era riservata di, comunque di avere la piena e totale, diciamo, facoltà di poter operare come se avesse la maggioranza. Un fatto non molto, cioè, che non è molto normale, diciamo, perché fra l'altro un giornalista ha fatto notare che sarebbe stata la prima società nel mondo dove chi ha la maggioranza non comanda. Io non so se si possano fare, evidentemente gli avvocati di Ferretti o i commercialisti di Ferretti se l'hanno fatto e dicono che possono, diciamo, pretendere l'annullamento del contratto, credo che si possa fare, però nulla toglie da dire che non è una cosa normale, insomma, soprattutto nel calcio. Poi non so se quando si convoca un consiglio d'amministrazione, credo che anche le decisioni vadano prese in quota parte rispetto a quello che è diciamo la forma di il pacchetto azionario della società. Prima di sentire l'avvocato, chiedo ad Agostino se è vero che di questa storia se ne parla solamente, almeno a livello mediatico, da pochi giorni. Ci sta che qualcosa però all'interno magari della società e anche della squadra fosse trapelato. Più di un tifoso faceva notare comunque che proprio da dopo la partita con l'Alessandria, da quando quindi sono cominciati questi contatti, c'è stato anche un calo abbastanza evidente, non solo dei risultati ma anche di qualche prestazione. Non tutte. Ti chiedo da allenatore se anche inconsciamente questa vicenda può aver avuto dei risvolti sportivi. Secondo me sì, perché poi i giocatori alla fine non ti credere, sanno tutto, lo staff tecnico sa tutto, quindi secondo me un piccolo calo c'è stato, anche se il giocatore non deve guardare a queste cose ma deve pensare solo a giocare a calcio, però obiettivamente i numeri parlano chiaro, da quando è venuto fuori, se è cominciato a sentire qualche rumor, la squadra ha avuto un calo. E oggi c'era anche l'allenatore Sottili a assistere a questa conferenza stampa. Il punto chiave però è la spiegazione, diciamo, anche da un punto di vista legale, perché in tanti, tutti ci siamo chiesti ma come è stato possibile cedere, non volendo, così, no? È stato detto il 51% a un personaggio appunto così chiacchierato. Allora sentiamo l'avvocato, che poi è stato un po' il cuore di questa conferenza stampa, Giovanni Levati, avvocato di Mauro Ferretti, ha detto anche tra parentesi che non vuole essere retribuito per questo incarico, come spiega come si è arrivati a questo accordo che poi non è stato rispettato. Nasce il rapporto con Nucilli, il quale si dice disponibile a dare una mano, a collaborare con l'Arezzo ed a portare finanza importante che potrebbe implementare, ampliare quelli che sono i programmi, che potrebbe concretizzare un progetto meraviglioso. A fronte di questo Ferretti offre una quota di minoranza dell'Arezzo Calcio. A questo punto le trattative si interrompono perché la richiesta di Nucilli è quella invece di acquisire la maggioranza societaria. Vi è una riflessione su questo che porta a un accordo nell'ambito del quale Ferretti non ha alcuna difficoltà a cedere il 51% delle quote sociali, a condizione esclusiva che l'amministrazione della società rimanesse ora e nel futuro saldamente nelle sue mani e del suo consiglio di amministrazione. Discorso, e apro una parentesi, è un elemento documentale quello di cui stiamo parlando, perché poi spetta ai tecnici trasfondere in contratto quello che è l'accordo verbale. Prevede quindi la disponibilità da parte di Ferretti a cedere le quote di sua spettanza nella misura del 51%, così come richiesto da Nucilli, senza volerci guadagnare o speculare, scegliete voi il termine, nemmeno un euro. La cessione delle quote viene fatta a valore nominale, e quindi il valore già lo conoscete, ma condizione imprescindibile è che nelle mani di Ferretti e dei suoi stretti collaboratori resti
l'amministrazione e la gestione dell'Arezzo Calcio. Bisogna formalizzare l'intangibilità del consiglio di amministrazione e bisogna formalizzare la figura di Mauro Ferretti, che resta l'amministratore delegato. Nel contratto preliminare di compravendita si cede il 51%, a condizione che però il consiglio di amministrazione sia saldamente nelle mani di Mauro Ferretti, a condizione che Mauro Ferretti sia per il futuro il presidente del consiglio di amministrazione della società. A fronte di questo vengono versate nelle casse dell'Arezzo Calcio 960.000 euro. La prima scadenza di queste tre tranche è fissata al 10 di febbraio e si fissa un termine perentorio, che è quello del 3 di febbraio, per il rogito notarile. Mauro Ferretti diceva prima, io lo sentivo insieme a voi, mi scuso se ho commesso delle leggerezze o se sono stato un ingenuo. Conosco il presidente Ferretti come tutt'altro che un ingenuo, e questa vicenda ne dà la conferma. Nell'atto preliminare, che viene poi concretizzato e trasfuso in un atto notarile successivo, c'è l'inserimento di una clausola risolutiva espressa. Anche di questo siete informati, anche di questo ho visto che si è scritto. In questa clausola risolutiva espressa si afferma chiaramente che in caso di mancata ottemperanza alle obbligazioni finanziarie assunte da Nucilli e per esso da una società che si chiama Flowers Holding Flowers SRL, una new co, il contratto sarebbe stato risolto di diritto. Devo aprire e vi devo ammorbare con una brevissima annotazione di carattere tecnico, ma è il mio lavoro. Una clausola risolutiva espressa opera di diritto. Non c'è bisogno di una sentenza, non c'è bisogno di un contenzioso, ma nel momento stesso in cui viene inserita in un contesto contrattuale è sufficiente che la parte non inadempiente dichiari di volersene avvalere, il contratto retroattivamente si considera risolto. Questa è la cautela che Mauro Ferretti, conoscendo il suo interlocutore, pretende di inserire immediatamente negli accordi contrattuali. Quindi, nel momento stesso in cui i soldi arrivano non nelle tasche di Ferretti, ma nell'Arezzo Calcio, il contratto espliciterà tutta la sua validità. Le modalità di corresponsione delle quote per 35.000 e rotti euro è prevista con bonifico bancario con assegno circolare. Chiunque di noi ha comprato forse casa o qualcos'altro e sa che quando si va dal notaio si porta un circolare. Il giorno in cui ci si reca davanti al notaio, Alessandro Nucilli tira fuori dal portafoglio un assegno bancario di conto corrente, e quindi in violazione degli accordi. Mauro Ferretti rappresenta delle perplessità, unitamente a lui le perplessità vengono manifestate da Giorgio Pasquini, le stesse perplessità le manifesta il notaio Rogante, ma Alessandro Nucilli rappresenta la fretta della conclusione dell'atto, magnifica se stesso come una persona di assoluto affidamento e consegna in pagamento questo assegno bancario. Allora a questo punto Mauro Ferretti diventa lo sprovveduto che assegna in pagamento, che accetta in pagamento l'assegno bancario. Non è così, perché in quel momento prendiamo in carico un pezzo di carta che nel momento stesso in cui dovesse nell'immediatezza essere onerato concretizza il trasferimento delle quote dell'Arezzo Calcio, aspettando da lì a qualche giorno il versamento dei primi 350.000 euro nelle casse dell'Unione Sportiva Arezzo. Il contratto viene siglato e dal giorno dopo Alessandro Nucilli chiede tempo non solo affinché l'assegno bancario venisse trattenuto e non versato in banca, ma soprattutto tempo perché le garanzie che erano state
richieste, pretese e promesse per il pagamento delle somme che sarebbero state versate nell'arresto calcio tardavano ad arrivare. Qui un ulteriore capitolo di questa vicenda: il pagamento delle somme dell'arresto calcio doveva essere garantito da una fideiussione bancaria a prima richiesta, senza eccezioni, e rilasciata da un primario istituto di credito. Queste garanzie non vengono versate e si accampano non meglio precisati ritardi o problemi. Io ho letto le dichiarazioni o comunque gli articoli riportati su quanto in questi giorni ha detto Alessandro Nucilli e non ha chiarito quali sarebbero state queste problematiche. Fatto sta che l'assegno viene versato, l'assegno torna impagato per mancanza di fondi. Attraverso i suoi avvocati Nucilli dichiara: i fondi ci sono, l'assegno l'ho bloccato io, ma viene smentito dai dati documentali perché l'assegno ritorna e va in protesto per mancanza di fondi, non perché è stato richiamato o bloccato da Nucilli. Nel frattempo conferma la sua disponibilità a prestare le garanzie e invece di una fideiussione bancaria a prima richiesta e senza eccezioni, i suoi avvocati trasmettono al sottoscritto un facsimile, un modulo dove anche un ignorante che non ha mai sentito parlare di garanzie o di fideiussioni trasmette un pezzo di carta straccia, uso questo termine perché così io l'ho definito nella corrispondenza con i colleghi che rappresentano Alessandro Nucilli, dove un atto non firmato, dove non c'è l'indicazione del beneficiario, dove riporta come contraente una società che nulla ha a che fare con quella degli accordi che ci riguardano e dove in caratteri cubitali c'è scritto draft, cioè facsimile. Questi atti che riportano una cifra per 8 milioni di euro in realtà vengono prospettati come garanzia fideiussoria esistente e pronta a essere consegnata per onorare gli accordi sottoscritti. Ora, noi riteniamo che dal punto di vista tecnico-legale questo aspetto della vicenda sia abbastanza semplice, perché indurre a una trattativa commerciale e a siglare un contratto rappresentando delle circostanze diverse dalla realtà integrano gli estremi della truffa contrattuale. Contrarre l'obbligazione con il proposito preordinato di non adempiervi integra gli estremi della insolvenza fraudolenta. Questi sono i reati che noi abbiamo ipotizzato e per i quali è stato immediatamente presentato atto di denuncia, querela alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma. Un problema è nato ed è sorto perché presso la Camera di Commercio è risultato il trasferimento delle quote. Un'ulteriore iniziativa che è stata assunta è stata quella di diffidare la Camera di Commercio da annotare nel registro delle imprese anche la dichiarazione di risoluzione del contratto. Guardate questo aspetto, dobbiamo chiarirlo immediatamente. Qualcuno mi ha già chiesto: ma insomma, ma ci mi vuol dire queste quote se sono di Ferretti o queste quote sono di Nucilli? Questo è l'elemento su cui una vicenda si gioca. È un elemento molto caro a Nucilli e ai suoi avvocati, i quali anche stamattina, per l'ennesima volta, offrono la restituzione delle quote, gratuitamente e risarcendo il danno creato. Ora, qui non c'è da restituire nulla. Le quote sono state oggetto di trasferimento con un atto notarile. Questo trasferimento è soggetto a una condizione sospensiva, l'adempimento delle condizioni economiche e degli accordi economici. Nel momento stesso in cui
La parte adempiente ha dichiarato di volersi avvalere di quella clausola risolutiva espressa, essa opera di diritto. Non c'è bisogno ovviamente di una sentenza del tribunale che sia costitutiva di quel diritto. Ciò nonostante, abbiamo già notificato un atto di citazione presso il tribunale civile perché ci sia una sentenza dichiarativa di quel diritto. Ma attualmente aspettiamo la determinazione della Camera di Commercio di Arezzo, che deve annotare nel registro delle imprese l'avvenuta risoluzione contrattuale di diritto. Ma questo a tutela dei terzi, della pubblicità dei terzi, di chi si approcciasse all'Unione Sportiva Arezzo, alle sue quote. Ma di diritto le quote erano, sono e restano saldamente di proprietà della Programma Mutuo SRL e quindi di Giorgio Pasquini e quindi di Mauro Ferretti. Ripartiamo allora dopo la pubblicità, dopo aver sentito l'avvocato Levati. Dunque, nella parte finale, le quote erano, restano e saranno della società, che è appunto quella riconducibile a Ferretti. Quindi in sostanza, poi ci sono altre parti, ma più o meno insomma il succo era questo, alla contestazione che gli è stata fatta da alcuni colleghi, no? Cioè l'opportunità comunque di mettersi a, come dicevi tu prima, a intavolare una trattativa con un soggetto così chiacchierato e addirittura dargli il 51%, insomma il perché. E lui dice da parte nostra c'era apertura e per questo ci siamo tutelati con queste clausole, per cui gli abbiamo dato fiducia zero, perché abbiamo messo tutta una serie di clausole che al cui non verificarsi sarebbe quindi poi equivalsa la nullità, chiamiamola così, di questa cessione. Quindi dice: noi non siamo preoccupati di questa vicenda, e la stessa cosa è stata detta al sindaco Ghinelli questa mattina in un incontro. Tu ti senti tranquillo, non tanto di Nucilli o non Nucilli, ma di quello che sarebbe potuto accadere nel caso poi questi soldi fossero venuti fuori, nel senso, Nucilli pagava, lui l'avvocato dice in quel caso avremmo fatto festa se questi soldi fossero arrivati davvero nelle casse. Ma veramente non è che noi possiamo, se l'operazione andava in porto per quello che c'era scritto nella stipula dell'accordo, credo che nessuno a prescindere potesse dire che l'operazione era sbagliata. Purtroppo non è andata in porto, cioè, io capisco anche il Presidente che poi ha anche detto perché non scrivete che nell'Arezzo ho buttato tanti soldi, lui ha fatto la cifra di 4,5 milioni. Cioè, purtroppo noi, chi commenta queste cose ha notato delle anomalie, come ho detto prima, cioè, di fatto non c'è niente di nuovo, perché l'entrata di alcuni soci di minoranza l'hanno detto fino all'inizio dell'anno, cioè si paventava, l'ha detto il direttore generale Riccioli, però purtroppo poi questa trattativa non è andata in porto, e fra l'altro, come ripeto, come ho detto prima, non era neanche un socio di minoranza, perché nelle quote era il socio di maggioranza. Quindi c'è un po' di apprensione, perché purtroppo, soprattutto perché poi la questione non è andata in porto, questi soldi non sono arrivati nell'Arezzo, e non sappiamo se questi soldi sono determinanti o no per la continuazione dell'attività sportiva e di tutti quegli impegni che ha l'Arezzo. Il Presidente nella sua premessa ha detto che cambia poco, perché lui continuerà a portare avanti il suo progetto, sperando di già da quest'anno di andare in Serie B, certamente ormai attraverso i play-off, credo. Agostino, Ferretti dice: io sono consapevole che questa vicenda comunque alimenta la diffidenza nei miei confronti da parte della piazza, e poi ovviamente con i risvolti anche interni, che ovviamente ci auguriamo non ci siano e che non possiamo
conoscere. Lui aveva riacquisito dopo, no, Capuano, dopo il ripescaggio, aveva riacquisito comunque una certa anche simpatia tra i tifosi, aveva anche allacciato un rapporto via Facebook con molti di loro, spesso applaudito. Ecco, una vicenda di questo tipo che impatto può avere sull'ambiente? Ma certamente non fa bene, non fa bene né alla piazza né a lui stesso, però obiettivamente questo è un uomo che alla fine, se siamo in Lega Pro, non dico bisogna ringraziarlo, però ha avuto dei meriti. Certamente con questa situazione qui non ne esce benissimo, perché se io vado a cena con una persona, so chi è, non è che vado a cena con una persona che non so chi è, sennò non ti invito neanche a cena. Quindi lui sapeva benissimo chi era Nucilli, perché sennò veramente siamo sul ridicolo, quindi obiettivamente per me non ne esce benissimo, però obiettivamente un po' all'Arezzo qualcosa ha dato quest'uomo. Lui dice ci ha rimesso 4 milioni di euro, però non so fino a che punto, però obiettivamente qualcosa ha fatto per la città. Importante, io ribadisco un concetto, l'Arezzo non è né di Nucilli né di Ferre, l'Arezzo è della città di Arezzo e dei tifosi dell'Arezzo, punto. Quindi poi fanno come vogliono, però è importante che diano un continuo a questa società, un continuo serio di programmazione, perché sennò si ricomincia un altro volta tutto da capo ed è un po' un casino. Ecco, conferenza che però non si conclude proprio nel migliore dei modi, perché di fronte all'insistenza, diciamo, ad alcune domande da parte dei colleghi che in particolare sottoponevano appunto la questione del continuare, se Ferretti appunto è in grado di continuare a investire nell'Arezzo, diciamo Mauro Ferretti la prende in modo un po' negativo, tanto da alzarsi e andare via. Vediamo. Ferretti si è manifestato disponibile, lo ha scritto. Se arrivasse un altro acquirente, sì. Presidente, comunque sia, sarebbe disposto ad avvicinare. Se viene il terremoto, che facciamo? Sì, vabbè. Però comunque sia, sarebbe disposto, no, se arriva un altro acquirente, a dargli il 51%. Ma non l'amministrazione. Non l'amministrazione. Il presidente Ferretti è disponibile a cedere le quote dell'Arezzo nella sua disponibilità a fronte di un apporto finanziario in società, non nelle sue tasche, ma non accederne all'amministrazione. Ma se il 51% che comanda porta anche liquidi, allora no. Voglio capire, presidente, non si fa il contratto, non si fa il contratto, non c'è la cessione. Se dovesse arrivare, come io mi immagino, se mi mettessi dall'altra parte oggi e volessi acquistare Arezzo, direi al presidente Ferretti: voglio acquistare il 51% e voglio amministrare Arezzo. In questo non c'è disponibilità. Il presidente ce l'ha sempre la forza economica per andare avanti. Questo è quello che sono rovinato, adesso mi vado a vendere anche l'orologio, se c'è qualcuno sono pronto. Contenti? Francesco Caremano. Scusi, per rispondere alla sua collega, ma gli impegni, le dichiarazioni di oggi è che gli impegni e i programmi saranno rispettati, ma non mi pare che su questo si sia potuto concretamente obiettare in termini diversi, sul mancato rispetto degli impegni. Guardate, a me rappresentano una società che ha fatto degli investimenti importanti, dei miglioramenti importanti, dei risultati importanti. Questo è il dato concreto di oggi. Abbiamo avuto dei rapporti contrattuali e delle trattative con una persona che si è rivelata poco seria, ma avevamo già preso tutte le precauzioni del caso. Non ha danneggiato nessuno, si è danneggiato da solo. E quindi non è assolutamente giustificabile il puntare il dito, capisco che dovete cercare la notizia in questo, ma non è giustificabile l'appuntare il dito. No, certo, sì, ma siccome ce ne sono abbastanza, sono d'accordo con lei. Vuol vendere la società, punto. Certo. Ma la notizia che io fino a oggi ho pagato 4 milioni e mezzo per tirare su da un fallimento l'Arezzo e portarlo quasi in Serie B, non la date. Cioè voi siete sempre contro, quindi non provocate. Cioè questo non l'avete mai detto, scrivete solo se uno c'ha i calzoni a quadretti o a righe. Chiaro? C'è un signore che fa il giornalista e adesso entra anche nei meriti di un bilancio leggendolo in maniera assurda. Allora, ma perché volete parlare con me?
Volete alzare la piazza? Alzatela. Non volete più Ferretti? Ma ditelo chiaramente, fate un referendum. Ferretti sì, Ferretti no. Ma basta. Nessuno era, ma basta, non esiste che, anzi, non esiste che uno che è venuto qua ha fatto quello che ha fatto, anche facendo degli errori, sempre parlando al condizionale, io come lei, capace stasera a casa non ci arriviamo, no? Chissà. E Padre Eterno decide e noi non ci arriviamo, ok? Allora, ho detto, ho fatto un errore? E che volete fare? Pena di morte? Volete rimettere? E allora? Volete alzare la piazza? Fatelo. Nel bene dell'Arezzo? O perché Ferretti è venuto da Roma e qui vi ha ritirato fuori da dove stava l'Arezzo? Caro Avato, a queste domande va risposto. No, con l'attacco continuo, perché non fate il bene dell'Arezzo. Se poi Ferretti vi dà fastidio, ma ditelo chiaramente. La mia conferenza finisce, concludo soltanto con la collega, la quale mi pare, mi sbaglierò, forse è a lei riferibile quel titolo per il quale l'unica cosa certa è che Ferretti vuol vendere la società. Pare che sia riferibile a lei. Guardi, venduta il 3 di febbraio, guardi, poi dopo, per carità, davanti al notaio ce l'ha andata. Diamo un significato alle parole, nel senso che, corretto, nel senso che la sua affermazione sarebbe totalmente condivisibile se a fronte della cessione della titolarità delle quote Ferretti contrattualmente, come è normale che sia, avesse anche ceduto la capacità di amministrare. O il 51% da domani si fa come dico io e comando io. Ferretti cede la società. Comunque è andata male, Ferretti vuol cedere la società. La risposta è, e io ritengo sia l'elemento di novità, ma doverosamente ritengo se ne debba prendere atto, perché non è quello che viene a raccontare la favola che racconta l'avvocato di Ferretti, è il contenuto degli accordi per i quali Ferretti cede il 51%, si riserva una clausola risolutiva espressa e contemporaneamente dice il CDA non lo cambi senza scadenza, e la composizione è questa: io presidente del CDA, gli altri due sono miei nominativi, sono miei uomini. Allora l'affermazione vende la società non è concreta, non è corretta, non è veritiera, perché se lei viene domani e dice mi vende il 51%, Ferretti le dice no, o le risponde come risposta Nuccilli, del quale conosceva il pedigree, e le dice sì, ma continuo a amministrare io, e lei, se è una persona seria, si allontana e dice io i soldi non te li do. Magari avesse messo i soldi in società Nuccilli, a quest'ora saremmo tutti contenti, avremmo più soldi, 1 milione di euro, e Ferretti sempre a guidare l'Arezzo Calcio. L'intento, secondo noi, l'intento di Nuccilli è stato un intento fraudolento, perché Nuccilli ha inteso acquisire le quote della società offrendo furbescamente un pagamento, un assegno bancario al posto del previsto assegno circolare. Questo, guardi, dal 26 gennaio 2017, vedete, prima del 2017, vero? Sì, certo. Okay, al 3 febbraio 2017. Sì. Con in mano un accordo criminale del genere. Sì. Il dubbio che non potesse andare in porto una cosa del genere, perché, come dire, non sta. Buon senso comune, né in cielo né in terra. Non è venuto nessuno, questo è male. Sì, sicuramente sì. Allora, perché vengo con lei, ha ragione quando dice che. Quello che le ho detto. Ferretti è un furbaglione, parole sue, Sì, sì. È un furbaglione, è venuto andare a vedere le carte di uscita fino in fondo, con Rocito? Certo, e anche dopo. Certamente sì, e anche dopo. Allora, abbiamo visto dunque Ferretti che ha sbottato. Rimane però, al di là insomma di questa contrapposizione con i giornalisti, che diciamo francamente non capisco, perché mi pare una piazza sotto questo punto di vista, in questa poi specialmente epoca storica, assolutamente tranquilla e costruttiva, quindi non mi pare che ci sia questo clima anti-Ferretti, anzi a giudicare a volte le scene allo stadio mi pare tutt'altro, e anche così a leggere insomma quotidiani o siti eccetera, quindi è una contrapposizione che non mi pare che ci sia questo clima di stampa contrario a Ferretti. Giustamente però il quesito di fondo di questa conferenza stampa, che non so se è stato risolto, però nel senso, io personalmente andrebbe chiesto ovviamente a Nuccilli, ma
però va chiesto, e hanno tentato di spiegarlo, poi ognuno si fa l'opinione che crede, cioè come è possibile che un acquirente di una società accetti di acquistarne la maggioranza, ma al contempo pretende la maggioranza e al contempo però di lasciare invariate non solo il CDA e il presidente del CDA. Ecco, questo quesito che per me non è che è stato molto chiarito, insomma. Sì, questa, ripeto, è una cosa anomala, e nella conferenza stampa c'è stato un giornalista che l'ha sottolineato. Poi io vorrei anche dire alcune questioni, cioè nessuno ce la deve avere con Ferretti, che ha dei meriti che la città gli riconosce, perché fino a prova contraria, se oggi noi siamo in Lega Pro è perché lui ha corretto quella decisione che era stata di non presentare la domanda per essere ripescati. Fortunatamente poi la storia la sappiamo tutti, l'Arezzo è riuscito ad andare in Lega Pro con questo ripescaggio, ci sono stati degli investimenti del presidente e tutto, però questo non toglie che non ci deve essere quella critica quando alcune questioni non tornano, perché l'ha sottolineato proprio il presidente, ci ha ripreso da una situazione non tanto consona per il blasone della città, però siccome siamo anche aretini che di calcio ne abbiamo visto tanto, e purtroppo di situazioni strane le abbiamo anche vissute sulla nostra pelle, perché negli ultimi 20 anni forse sono più i campionati di basso livello che quelli di alto livello che questa società e questa città ha potuto esprimere. Siamo anche un po', quando succede queste cose ci riserviamo di essere una piazza dove anche possiamo esprimere dei pareri contrari. L'ha ammesso il presidente che ha fatto un errore, però noi come tifosi, come amanti del calcio della nostra città, siamo anche sempre attenti alle situazioni, perché purtroppo ci siamo caduti più di una volta. Noi, se Ferretti ci mantiene questa categoria e forse ci porta in Serie B, gli siamo grati e ne saremo sempre grati, come è successo anche altri presidenti che hanno fatto bene qui ad Arezzo. Ti chiedo invece, sportivamente parlando, Agostino, siamo passati da quella partita con la Lucchese in cui l'Arezzo sapeva il risultato dell'Alessandria e clamorosamente poteva addirittura rientrare in gioco, poi si può dire che l'Alessandria sia chiaramente superiore, tutto quello che vogliamo, però in quella fase storica l'Arezzo poteva veramente clamorosamente inserirsi per la prima volta nella corsa al primo posto. Invece da quel pareggio poi sono seguite una serie di prestazioni, tra cui quella contro il Pro Piacenza, dove non solo non si è riaperto il discorso del primo posto, ma si è perso, si sta allontanando forse irrimediabilmente il secondo, e anche il terzo è lì. Ecco, come una squadra che in quel momento sembrava una macchina perfetta, l'inserimento di Cenetti, gli acquisti mirati del mercato, una squadra che sembrava effettivamente la più in forma, forse neanche solamente di questo girone. Ecco, tu come te lo spieghi? Lo spiego, guarda, i giocatori alla fine la sentono, le sentono certe a livello emotivo, perché poi a me quella cosa che come tempistica è stato sbagliato far uscire queste notizie, perché era i campionati, come dice anche Allegri, si vincono adesso, non è che si vincono a marzo. No, è vero, ma ha ragione, questo è il periodo in cui si risolve chi retrocede, chi vince, dice bene, i campionati non si vincono né a settembre né a ottobre, questo è il momento cruciale, fisico, mentale, di far uscire poche notizie. Ma probabilmente io vado a intuito, nel senso che ovviamente questa cosa non è uscita è uscita da altri che forse, non so, se avevano interesse affinché uscisse in questo momento, quindi è uscita, quindi altrimenti loro probabilmente aspettavano che la Camera di Commercio rettificasse. Il problema è lo stesso, se tu fai una cosa nel calcio e si viene a sapere sempre, lo so. Se solo la Juve non fa uscire notizie, la Juve in Italia, ma Inter, Milan, tutte le altre, Napoli, vedi,
hanno destabilizzato anche il Napoli, che De Laurentiis ha fatto quella dichiarazione dopo Real Madrid. Napoli, però vedi, secondo me è stato sbagliato proprio la tempistica in questo periodo qua, perché come hai detto bene te, io non dico che poi ci riuscivi, però mettevi ansia anche all'Alessandria se gli stavi al collo, invece così ormai se la giocheranno le altre due, amen. Ma poi tra l'altro sulla tempistica concordo con il mister, cioè fra l'altro in ballo ci sono anche altre questioni che vanno anche dai rapporti con l'amministrazione, non a caso stamani c'è stato un incontro fra il sindaco e il presidente Ferretti, e in consiglio comunale c'era la pratica, diciamo, dell'acquisizione delle caselle, diciamo, dell'appendice che ci dovrebbe essere nel considerarlo come, diciamo, appendice dello stadio. E quindi, cioè, tempisticamente non la vedo una mossa giusta. Poi ripeto, il presidente fa le sue scelte, i giornalisti fanno il suo mestiere, cioè succede una cosa di questo tipo, è chiaro che chi fa il giornalista cerca di costruire il suo lavoro. Poi io non ho visto dichiarazioni di giornalisti che attaccano Ferretti, la società, che ci sia questa avversione verso Ferretti. No, non mi sembra. Mi sembra anzi che tutto sommato quest'anno ci sia stato una bella unione fra società, stampa e tifoseria. Insomma, abbiamo fatto delle belle partite. Insomma, la gente non mi sembra che abbia mai sia andata oltre le righe. Quindi io non la condivido molto questa lamentela nella conferenza stampa di oggi del presidente. Forse lui purtroppo non ha dei buoni rapporti con alcuni dei giornalisti, ma quello fa parte un po' tutta la questione, del gioco. Che possiamo ascoltare anche l'intervista che Matteo Marzotti ha fatto a Nuccilli. Con questa noi vi salutiamo, quindi chiudiamo in bellezza. O si fa un'altra trasmissione dietro. Quindi è giusto ovviamente sentire la controparte, quindi ascoltiamo anche che cosa ha dichiarato Nuccilli al nostro Matteo Marzotti. Io ringrazio Agostino Iacobelli, grazie ad Andrea Lanzi, ci vediamo lunedì prossimo. Siamo con Alessandro Nuccilli, è stata la giornata di Mauro Ferretti, ha parlato, anzi ha letto un messaggio proprio in merito a questa vicenda. Che idea si è fatto, che messaggio vuole mandare dopo che appunto ha parlato Ferretti? Ma diciamo, ripeto, come io ho sempre detto, io stimo il presidente perché è una bravissima persona, mi sembra che ha detto le cose lineari, le cose giuste. Non ha parlato male di nessuno, e di questo sono molto contento. Posso dire che diciamo è stato il Mauro che conosco io, quello forte, e quello che ha voglia di fare un progetto, di andare avanti nel mondo del calcio con l'Arezzo Calcio. Tutto qua, questo è quello che posso dire io. Senta, nelle prossime ore comunque c'è da attendersi anche un suo comunicato stampa al riguardo? Sì, mi ha fatto un comunicato dai legali e per più che altro sdebitarmi di quello che è stato detto in conferenza stampa, e soprattutto per non screditare né tantomeno a me e né tantomeno a Ferretti. Poi ripeto, lui è il padrone, lui è il presidente, e lo rimarrà tranquillamente senza problemi. Il fatto che in conferenza stampa si è detto che lei avrebbe preso il 51%, ma poi Ferretti sarebbe stato presidente amministratore, questo è corretto? Sì, no, ma io dal primo giorno ho sempre detto Mauro avrebbe fatto, diciamo, sarebbe rimasto tutto com'era, sia nell'organigramma e sia per quanto riguarda l'assetto societario. Lui sarebbe rimasto presidente amministratore e poi sarebbero rimaste le varie figure societarie con il direttore generale Riccioli e il direttore sportivo Gemmi. Questo è confermato anche da me, perché è anche giusto non dire bugie, perché diciamo le bugie hanno le gambe lunghe, io purtroppo sono abituato a non dirle, quindi confermo tutto quello che è stato detto. Anche perché
ha detto anche in merito alla vicenda di Pavia, Foligno e Siena, sono state dette anche alcune bugie in questo caso al riguardo? Ma di vero c'è praticamente la mia sincerità, il resto sono tutte falsità scritte per, diciamo, per infangare forse una persona che ama questo sport. Penso sia solo questo l'unico tiglio dove posso io attaccare, perché come ho ripetuto, Siena tutte falsità, lì è stato tutto, è tutto programmato a Siena, ma non da me, da chi c'è, dalla vecchia proprietà. Per quanto riguarda Pavia, purtroppo ho preso una società che purtroppo dico già fallita, ma me ne sono reso conto dopo quando ho firmato e mi sono trovato da solo perché sono scappati tutti, perché hanno capito, hanno trovato il fesso del momento. Foligno uguale, mi hanno riempito di bugie dicendomi che c'erano due debiti, alla fine me ne sono trovati talmente tanti. Però io ho sempre dichiarato che sono andato in società non per farle fallire, perché sono società che non hanno fallito con me, sono società che già erano fallite. Vede Pavia, che già è fallita non per me ma per i cinesi. Foligno è fallita stanno, perché, ripeto, quando io ho fatto il presidente del Foligno l'anno scorso il Foligno mio è arrivato a 2 punti dai playoff. Non so se andiamo a guardare e torniamo un passo indietro. 2 punti dai playoff e hanno finito il campionato. Anche purtroppo senza percepire uno stipendio, ma prendendo piccole cosette e aiutandoli solo per la casa. Io purtroppo mi sono trovato in questa situazione per colpa degli altri sempre. Però non è che Nucilli fa prendere le squadre che stanno sull'orlo del fallimento, come dicono tanti. Io non mi sono mai azzardato ad andare sull'orlo del fallimento, perché domattina posso andare pure una squadra che sta a metà classifica. Però alla fine tanto sei sempre quello che va a prendere le squadre, come sentivo oggi che dicevano, ma non è che porto Iella. No, io non porto Iella, sinceramente. Io non porto Iella. Io ho sempre cercato... Ma adesso come ne esce dalla vicenda Arezzo? Perché si è parlato anche della denuncia che è stata presentata da Ferretti. Sì, ma io spero che Ferretti col buon cuore suo tolga questa querela, perché penso che non è servita a nulla. Non è servita a nulla, anzi, è servita a rovinare 2 immagini, la sua e la mia, che non è servita a nulla. Perché, ripeto, non vedo il motivo di truffa dov'è. Cioè, non me lo spiego nemmeno io. Dai, ho fatto documenti farsi mia, allora posso pure capirlo. L'ho portato lì legandolo dal notaio, posso pure capirlo. Ho preso le cose sue, cioè, dopo me lo sono rivendute. Cioè, questa è truffa, ma non capisco la truffa dove sta. Sono tutte cose fatte a luce del sole. Cioè, rimango sbagliato, però evidentemente credo che non è dipeso da Mauro. Penso che Mauro, non sia stato consigliato male e abbia fatto questo gesto, però penso che Mauro non avrebbe fatto mai una cosa del genere. Come l'ho conosciuto, come l'ho conosciuto. Poi ripeto, le cose possono cambiare dalla mattina alla sera, no? Tranquillamente. Io spero di scendere pulito, tranquillo e sereno, come lo sono tuttora. Lui, spero che i tifosi continuino ad amarlo, come l'hanno sempre amato, per quello che sta facendo Arezzo. E spero che uscirà anche lui pulito, tranquillo e sereno. Tutto qua.